come avete preso, insomma, come avete vissuto questo ruolo da giudici, voi che invece poi avete vissuto anche l'altra parte, insomma, avete sentito un po' di pressione, vi siete divertiti a criticare i concorrenti? Beh, sai, ho una grandissima esperienza in qualità di giudice, ho fatto 5 X Factor, ne ho 22, poi ho fatto Extra Factor, poi ho fatto Italia's Got Talent, sempre come giudice, e mi ha sempre detto bravo, ci hanno sempre detto tutti che sono molto bravo, anche quelli che venivano mandati via, perché come mando via io? Pochi. Si conoscevano la personalità, certo. Adesso, quindi, non è stato per me un inatteso, ecco, essere scelto come giudice a questo World Talent Show. E, certamente non tutti possono fare il giudice, innanzitutto ci vuole competenza, poi ci vuole, secondo me, l'altra dote è l'empatia. Sembra assurdo dirlo, ma bisogna un po' immedesimarsi in chi è sul palcoscenico di fronte a te e chi può farlo meglio di persone che sono già state dall'altra parte. E quante volte e quanti no ci sono sentiti dire? Io, quanto avete imparato dal super giudice Elio a questo punto? Ragazzi, ma non ha paio. Io tra l'altro arrivavo per male che non siamo in gara oggi, cazzo, io avrei perso subito. Io sono arrivata in sostituzione di una maternità, quindi non doveva neanche essere mio il posto. Questa è la fortuna, esatto. Che però aiuta. Ha aiutato me stessa. No, gli audaci. Ah, gli audaci. Perché tu sei audace. Io sono audace. Io non so se tu lo sai, ma io nel primo LOL sono arrivata seconda. Sì, certo. Ma l'hanno visto tutti. Sì, no, sei stata al centro della più grande ingiustizia. Il mondo, sì. Dopo. È vero. Era il LOL patriarcale, era. E da Napoli hanno scritto in troppe. Ma non era sopravvissuta, sapevo. Patriarcale. Edizione patriarcale di LOL. Patriarcal edition. Com'è andata questa sostituzione maternità per te invece? No, io ero una prima scelta. Quindi, non avevano dubbi su Pintus. Io non. Tant'è che ce la siamo trovata lì, va bene, però dovevamo essere tre uomini. All'inizio facevo solo le fotocopie, poi dopo invece mi hanno lasciato un po' più di spazio. Ma mettiamo un po' di zizzane, cosa ne pensate di questi guest giudici? Cioè, perché la domanda che mi sono chiesta è perché loro fissi invece tipo d'onori che potevano ribaltare anche le vostre decisioni. Ah, guarda. Ah, ma ti ribaltiamo noi la domanda, perché? Non lo so, è una grande ingiustizia. Quando ci sono già tre grandissimi giudici, grandi attivisti, eccetera. Perché c'era bisogno? È un segno anche di una mancanza di stima, fiducia. Cioè, è come dire al pubblico: sappiamo che voi non, cioè, pensate che questi tre non siano in grado, ma guardate che ci mettiamo anche quell'altro. Così a sostegno. Lillo, ma vaffanculo, va Lillo. Lillo, no! Come no? Il tutore o anche altri. Okay. L'ho fatta apposta perché un po' di inchiesta ci vuole, perché insomma secondo me non era proprio corretto, però. Brava! Vedi, allora io tu puoi fare un esposto. Che... Sì. Cosa vi convinceva di più dei concorrenti? Perché alla fine avevano anche poco tempo, no? Quindi cos'è che vi colpiva subito? Sicuramente il giudizio di Elio mi influenza. Beh. Sono un influencer, sono quindi prima aspettavo che Elio dicesse opinione, dopodiché mi adeguavo la. No, io pensavo sempre, me l'immaginavo nell'improvvisazione, che è l'unica cosa che serve in quel programma. E perciò pensavo, ma improvvisando come potrebbe essere? Su quello in realtà giudicavamo. Siete d'accordo? Sì, perché LOL, come abbiamo visto, e come ha visto lei, che avrebbe meritato, vabbè, lasciamo perdere, l'abbiamo detto già troppe volte forse. Come abbiamo visto nel corso di LOL 1, alla fine effettivamente, come ha detto l'amico Angelo, siamo amici ormai da parecchio, la cosa che conta di più è la capacità di improvvisare, al di là dei numeri scritti che sì, va bene, contano, ma fino a 18 punti. L'ultima domanda, vi siete pentiti un po' di qualche decisione? Cioè, magari ripensando, cioè, avete pensato magari però quel concorrente dentro LOL? Sì, forse qualcuno c'è stato.
Sì, io mi sono pentito in alcune occasioni, poi ho pensato a quanti soldi incassavo e mi è passato tutto. Giustamente.